Io quei limiti dopo il video. Ciao amici, grazie per aver aperto questo video. Come vedete, insieme a me oggi c'è la mia amica Silvana, che è tornata dopo 600 anni. Veramente tu sei tornato, perché sì. Sei tu che sei a casa mia. Sì, però esatto, io sono tornato a casa sua dopo 600 anni. È passato anni. Molto tempo. No, però in realtà, video. Allora, rispetto al nostro solito sì, però abbiamo fatto il video del calendario dell'avvento, quindi... Ah, è vero quello più, di esatto, è vero. Quindi più o meno ci sta. Ma cosa facciamo oggi? Prego. Oggi ci trucchiamo con i nostri preferiti low cost, ma ce li scambiamo. Esatto. Quindi io proverò i suoi preferiti e lui proverà i miei preferiti. Sono molto curioso di fare questa challenge perché tu usi molti prodotti low cost, quindi se siete contenti di questa cosa lasciate l'hashtag Silvana così nei commenti. Per chi sa la storia di Silvana bene, per chi non lo sa poi vi aggiorno nei commenti. Esatto. Però ormai è storia vecchia. Esatto, sì. E tra l'altro registreremo anche un video per il suo canale che vi lascerò linkato qui in info box, dove andremo a fare un po' di chit chat e commenteremo tutti i trend TikTok del 2023. Che lo scambio abbia inizio. Momento solenne. Cioè, notare come comunque io debba fare nel tuo molto compatto e contenuto. Allora, Giulia inizia dalla base, quindi io faccio sempre tipo gli onori dell'ospite, quindi inizierò anche io dalla base. Vediamo che cosa mi hai portato. Porca. Vabbè, inizio a mettere questo qua, che è il The Perfector Poreless Primer di Catrice. E ti piace molto questo, sono questo i tuoi preferiti. Questo è bellissimo, okay. Perché va a riempire i pori. Sì, è molto molto bello, però rimane leggero come texture sulla pelle. Io sono portatore sano di pori, scusami. Di pori e fronte alta. Voilà. Ok, quanto... siamo in due allora. Sì. Quanto ne metti? Tanto non poco? Non tantissimo. Comincia così, al massimo ne puoi aggiungere. Io invece ho due primer. Ne ho uno di Catrice che è il Soft Glam Filter Fluid, quello luminoso, che però non ho ancora provato. Ah, io so che tu usi tutti questi primer qua opacizzanti, quindi ho voluto darti dei primer. Uno luminoso, luminosi. Tipo questo, quello lì è il dupe dell'Hollywood Flawless Filter, sì. Di Charlotte. E questo che è il Plump Right Back di NYX, che io avevo. Vacca boia! Bello, vero? Sì. È bello. Poi è stramorbido, non si arriccia. Quale usi prima? E uso prima NYX, che okay. Faccio una base collosa, e poi nei punti alti uso Catrice. Ok, certo. Quindi vado prima con NYX. Tra l'altro quello di Catrice l'ho provato relativamente tipo da poco, saranno 2 settimane. Ma mi piace un po'. Allora, a lei piace la base super opaca. Sì. Anche a me. Però devo dire che quello nel suo genere è molto bello, soprattutto visto anche il costo. Certo. Che figo, è fighissimo questo come texture. Bello, vero? Perché è molto morbido. Di solito questi sono tipo, questi silicone ci sono super arricevoli, non so come spiegare. Sai che i primer di solito li uso solo per i pori. Ok. Quindi non uso mai questi qui un po' appiccicosi, anche se sono quelli che mi ispirano più di tutti. Sì, io e mi sembra molto molto bello. Quello è, ne avrò tipo finiti 8 di quelli, cioè, perché poi dura veramente bene il fondotinta sopra. Ora invece vado con il Soft Glam Filter di Catrice. Come fondo Giulia mi ha dato questo di Deborah. Io mi sa che non ho mai provato niente di Deborah. No. Come no? No. I fondotinta di Deborah sono bellissimi. No, non li ho mai provati. Io ti ho dato questo perché è nuovo. Ok, questo quindi è quello nuovo. Sì. Ottimo, quindi proviamo anche c'è una anche cosa nuova. C'è quello un pochino più vecchio, tra virgolette, okay. Che è stupendo anche lui se vuoi provare l'altro. Sono belli entrambi. No, allora proviamo questo nuovo. Vai. Allora, questo è lo Skin Booster BB Cream 5 in 1, fondotinta perfezionatore di pelle, vitamina C, effetto seconda pelle. Allora, mi ha dato due colori, la 02 beige e la 03 sand. Swatch la 02 intanto. Tu come lo applichi? Mamma. Oddio. Mani, pennello, eccetera, cosa usi? Pennello. Ok, sì, penso che la 2 vada bene. Io ho finito di applicare quello di Catrice e ha dato un gran bel effetto. Se sentite rumori strani, la sedia che sto usando scricchiola, quindi non fatevi idee strane. Come fondotinta tu mi hai dato il Lasting Finish Hydration Boost di Rimmel, che io ho e uso e mi piace un sacco. Mi hai dato 203 True Beige. Sì, spero vada bene, quello c'era in convento. Che bel effettino che ha. È bello. È un effetto un po' più leggero, un po' sì, più sì, 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 no, ma per me va bene, io cambio spesso. Non più che altro, diciamo che se voglio una roba un po' più muro ci arrivo con cipre, correttori, eccetera. Certo. Quindi che lui sia già leggero mi piace. La coprenza è veramente naturale. E piemontese, veramente.
veramente naturale. Io questo qua di Rimmel appunto l'avevo già provato, è molto Bellissimo. molto bello e anche bello idratante, quindi secondo me è ideale per chi ha la pelle un po' più tendente al Sì, è secco. vero. Io non lo uso tanto spesso perché avendo pelle mista mi Sì, lo lucido molto in devi. fretta, cioè devo lavorarlo proprio Esatto, lo bene. devi preparare bene, però è figa, è bella Però è la bello, texture. sì, Ma i fondi di bellissimo. Rimmel hanno tutti una bella, cioè almeno quelli che ho provato io, quelli Sì. col tappo rosso hanno tutti una bella Ma guarda, texture hanno polposa. tolto dal commercio il Lasting Finish Breathable. Era Ok. la Che col vita, tappo era aveva? Io li riconosco. grigio. Avevo un tappo grigio e avevo un applicatore tipo quello di Charlotte. Ah, Era la no! vita, era stupendo, super sottile, che però potevi stratificarlo sopra di un Dai, po' non più di l'ho mai coprenza. provato. Bellissimo. No, adesso è fuori dal commercio. Che palle. A L'hanno me piacciono tolto. molto quegli applicatori là. Veramente, Era bellissimo, veramente. Rimmel, riportatelo indietro, vi prego. amici. Ora tu cosa fai di solito? Io finisco tutta la base, cioè tranne il setting Allora, spray. io non vedo prodotti in crema se non No, un esatto, in questo caso blush. non te li ho dati. Quindi. Tu cosa stai mettendo? Ah, fondotinta. Molto carino. E anche profumato. Però io ho pelle super sensibile, devo dire che non mi dà Meno problemi. male. Infatti ogni tanto mi chiedono, ma io ho la pelle sensibile, chi posso prendere come riferimento? Ti giro sempre il tuo Sono Instagram. l'esempio No, perfetto di ma pelle ci sta sensibile. effettivamente, almeno che io conosca, cioè conosco solo te Certo. con la pelle un po' sensibile, reattiva, diciamo. Quindi. Adesso, dato che abbiamo dei prodotti in In crema. stick, qua le ho portato un sacco di cose. Puoi scegliere fra un contouring in stick, un bronzer liquido, un blush in stick e un blush liquido. Fantastico. Ma sai che hai detto che hai portato questi qua di Kiko? Blush Contour 201. Io voglio provare questo. È molto bello. Coating Touch Creamy Stick Contour 201. Poi questo blush è lo 04 che ce l'ho Ah, anch'io. ok. Se no ti ho portato quelli di Elf. Provo quelli di Elf, volentieri. Anche se è luminosino. Vabbè, lo provo lo stesso, Ma dai. E sì, dai. lo glow. No, devi, cioè non è Ok. che lo provo lo stesso, Lo provo lo dai. Cara stesso. mia. Mi tocca. Io vado col blush intanto, visto che non ho bronzer. Sì, non ne ho. E vado a mettere questo. Ah, ma è in polvere. Sì, quelli lì sono in Ah, niente, polvere. allora io ti guardo. Vai. Vado, quello. Non c'è la cosa. Sì. Allora, su di me non è così tanto freddo. A me piace però che sia un po' freddo. Sì, è un po' freddo. No, E è tra l'altro è la linea morbido. smart, quindi costa, mi pare di averlo pagato 10 euro, mi sembra. Sì. Molto molto carino. E ti dirò anche che di solito su di me i colori dei contour tendono a essere quasi violacei, quindi devo avere molta fortuna. Tra Adesso vado con l'altro, raga, se questi. avete dei preferiti anche vostri, per dire io tipo non mi viene in mente degli altri stick per fare contouring o blush, scriveteceli nei commenti così magari prendo anche ispirazione. Certo. Però ti sta bene sto colore, devo dire, eh? Non Sì, ti piace che è luminoso? perché avendo io tante cicatrici, La perla sì, ci sta che enfatizzi un po'. cerco sempre di usare quelli opachi. Però è bello, dai, si Sì. sfuma comunque molto bene. Quindi se l'anno Comunque, prossimo secondo me provo. Elf, questa linea tipo di Opti Charlotte, ho spaccato, perché sono anche più pigmentati di quelli di Sì, Charlotte. E sono infatti molto non pensavo naturali, fosse così Charlotte. tanto, cioè proprio bello Però è pieno. bello, mi piace come ti sta. Non ho visto che correttore mi hai dato. Inizio a avere paura. Oddio, me lo sono Dai! dimenticato! Ma Il Bare come? With Me di NYX, Ce l'ho. ce l'hai. Ce Andiamo l'ho. col concealer. Io uso il multitasker di Rimmel. Questo correttore è tipo. Sì, ma sai Bellissim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 
stamattina mi hanno lasciato un commento, perché è molto secco, cioè coprente secco. Sì. Io sono parzialmente d'accordo, cioè anch'io lo trovo un po' asciutto, però io, cioè, così e basta. Certo, diciamo che per il livello di coprenza che ha, allora non è idratante. No. Perché non è idratante? Però, però secondo me fra quelli che ci sono in commercio con la stessa tipo coprenza, lo è più secco. Capito? È quello meno secco, però non è idratante. No, c'è scritto che è idratante, mi sa, sì. Però non è idratante. Però tu mi hai dato un altro correttore, questo qui di Elf. Ah sì, il color corrector. Provo anche questo. Questi sono bellissimi e quello blu se tipo i fondi gialli, vabbè, non penso sia il tuo caso. Però è stupendo, questi qua hanno poi un sacco di acido ialuronico, quindi mi piacciono tantissimo. Sì. Io uso i suoi colori proprio.
Comunque di base c'è i prodotti coprenti un minimo asciugano. C'è anche il Sì. più. Difatti io non riesco a pensare a un correttore idratante full coverage, cioè proprio no. Elf Camo Concealer, la versione Comunque, comunque non idratante, è ma è comunque, idratantissimo, no, sì. ma è Però comunque secco. è figo. Che Chiaro. colore hai tu? Io Light. uso beige. Molto scialla. Oggi facciamo il pranzo aziendale, in realtà, no? Ci Yes. siamo visti solo per poter mangiare insieme. Esatto. Di forse su di me un pelino chiaro questo colore, però non Sì. lo trovo secchissimo. Ti piace che ti osservo? No. Ok, allora come cipro per fissare usiamo la stessa perché è la preferita di entrambi, ovvero la Stay Matte di Rimmel. In più io le ho dato anche quella di Revolution che se avete visto il video dei low cost qualcosa, per illuminare o comunque tirare fuori i punti luce senza avere perla che non Opaca? segni. Sì, Ah, non è top. satinata come Uda, ma molto figa, molto figa. Anch'io usiamo anche lo stesso pennello d'oro. Va, che bello. Però Sto fammi. pennello è stupendo per la cipria. Che È tipo perfetto. cos'è quello? Non ce l'ho quello. Questo è per il correttore. Molto carino. Non ce l'ho quel Perché è set. morbidino anche. È Aquamarine. Questa cipria è stupenda Se, comunque. cioè, secondo me fra le low cost non la puoi battere questa. Prefe. Non la puoi battere. Anche Perché perché. omogeneizza, leviga, è Esatto. Fa sottile. tutto. È proprio bella. Poi io magari per il contorno occhi preferisco sempre le libere. Però tipo al di là di quella di Astra in polvere di riso, a me non mi viene in mente No, perché tendono una ad essere cipria, molto sì, secche. di cui si può parlare che non asciughi. A me questa qui piace un botto da utilizzare dopo aver finito anche di Sì. applicare le polveri e tutto, proprio come tocco finale, Sì. che va a sfumare tutto. Sarà bella. Ho dimenticato il puff, fan brodo. Quello l'hai provato? Sì, stupendo. Bellissimo. Questo di Sephora, raga. Tra l'altro avrei voluto inserire più cose di Sephora, ma vi dico la verità, non le trovavo. Tipo anche le Color Shifter Palette, io le amo tantissimo. Il puff è stupendo, il fondotinta è carinissimo. Il blush te l'ho portato, Sì, perché il blush per un per me è po'. must. Ma anche i rossetti liquidi sono molto belli, secondo me, di Sephora. Bronzer, Natural Bronzer di Rimmel. Io ho questo Perché questa faccia contour non ti palette piace? perché è scuro su di me. È scura? Sì, Prova a a me. mixare. A me piace molto. Ah no, forse io vedo un altro colore. Sì, perché hanno più shades. E tu questa però la usi per fare contour. Comunque ho fatto un contenuto per Rimmel e mi è tornato in mente quanto cazzo sono belli i loro maxi blush. Porca miseria. Tra l'altro io ero ossessionata da quello più pescato e invece quest'anno ho scoperto di più Exposed, che è Non mi più, è un ricordo. rosa freddo. Ma è bellissimo. No, io ho uno fragola di media intensità, non è chiarissimo. Mi piace troppo. Io non abbonderò con questa palettina perché. A me piace un sacco quella. Anche perché, cioè, diciamo che la preferisco nella situa low cost perché è fredda. È una delle cose Certo. più fredde, quindi è difficile per me Certo. trovare le cose freddine. Sì, anche perché non è che ce ne siano No. molte in commercio, ecco. No, perché di base, secondo me, questi brand qui fanno più la terra. Cioè, loro vedono proprio Sì, terra. fanno proprio caldo, cioè tutti i caldi li Sì. fanno. Che vabbè, già comunque progresso rispetto a qualche anno fa. Però. Sì, infatti. Come Io blush non mi ho ha questo brand. preso questo di Mina Treina, non lo so. 590 The Blush. Ah, Treina, c'è scritto qua. Sì, si scrive Treina, ma si legge Mina. Mina, Sì, ok. vabbè, è un bordello, però se non scrivi Bolle Treina non lo mille, trovi. bolle blu. Io Ok. adesso vado a provare questo qui di Sephora, che in realtà io ho già provato, sono molto belli questi Mamma, lo amo blush, ma troppo. non ho mai provato questo colore, mi sa. 06. Mamma, il mio colore preferito della vita. Io uso questo che è Sì. super carne pescato. Sì, Oh è mio chiaro. Dio. Guarda che sono. Sta buono, sta buono. Mamma mia. Anche Che bello sto colore. questo è molto carino. Io ora sono nel mood Dusty Rose. Più spenti, rosati. Sì. Carne, sì. Sì, quelli lì ti ho dato questo colore perché gli unici due colori che ho sono comunque caldi. Però Sì, secondo me è un blush no, molto ci sta. sottovalutato, ma è molto È bello. molto figo, si sfuma Mi anche piace molto. benissimo. Io coi lividi dopo il Sì, video. veramente. Ma sai che siamo stati. Ormai questo è un sintomo. Nessuno ha portato un illuminante a nessuno. È Sono un po' contraria a vero! sta cosa, perché ogni tanto secondo me ci sta, però me lo sono dimenticato. Non lo so, io non. Quest'anno
Non sono stata molto per gli illuminanti. Ok, questo è mattificante, quindi lo uso dopo. E questo invece... Lo puoi adesso... usare anche ora, sì, come te pare. Quanto è illuminante questo? Porca mondo. Dai. Nice, però è figa, bene. Eh? A me piace un botto questa. Piace cose, questa cosa, ma quella di Uda segna troppo, tipo nel mio caso. Sì, sì. Questa è un'alternativa veramente pazzesca. Non l'ho ancora provata questa, sai? L'ho presa per caso, l'ho presa su Macchi Beauty a caso per fare un video low cost di robe che non avevo mai provato, e devo dire che mi è piaciuta subito. Subito. Sì, molto. E poi è super opacizzata. Sì, è il bello che illumina per il colore. Non sì, perché sì, ha sì, la, sì, cioè la perla, non so come dire. Certo. C'è tanta roba. Guarda che ti sta benissimo, cavolo. È strabella. Sì. Questo lo devo comprare. Io metto un po' di bronzer sulle palpebre, così chi ben inizia è a metà dell'opera. Già, variamo, non lo so. Non lo so, io però se 600 cose, tu mi hai ridotto all'osso. Ma scherzando. Eccoci tornati, ora possiamo fare gli occhi. Sì, ora possiamo fare gli occhi. Allora, Giulia mi ha dato questa Pro Slim Eyeshadow Palette in The Mint di Catrice. Anche a me piacciono moltissimo queste palette qua. Erano anche i miei preferiti dell'anno scorso. Costano poco, sono belle pigmentate con dei bei shimmer e hanno una bella scelta colori. Anche questa è molto interessante. Mia preferita questa. E io invece ho due palette di Beauty Bay. Io ho provato la nude, ma non quelle colorate. E abbiamo questa qui tutta sui verdi. Che guarda gli shimmer, bellissima. Io quella da 9. Però abbiamo anche questa qui con tutti i rosa e lilla, che è molto carina lo stesso. Quindi sai che non lo so, ma sai che forse uso quella rosa? Perché i verdi comunque li uso un sacco. Sì, dai, uso questa qui. Sì, rosa. Te l'ho portata più per comfort zone quella in realtà. Sì, tanto, cioè io faccio una roba proprio easy peasy. Sì. Easy, qui peasy, io vado a prendere Velvet, che è questo colore di transizione qua, lo stendo su tutta la palpebra. Io prendo Angel, faccio un trucco rosa che non faccio mai. Sì. Ah, guarda che questa ha pure lo specchio, che bello. E quella è un tavoliere, soprattutto quella verde. Quando finisci lo spazio a casa puoi usare lei. Ecco. Ci fai i pranzi, sono enormi. Infatti l'unico contro di ste palette, che sono le versioni quelle un po' più complesse, sono giga, però costano un pochino. Cioè tipo io ho quella da 9 dei verdi, che per un color scheme, se non sei tipo pro o non hai la fissa per i verdi, la versione da 9 ti basta. Avanza, certo. E costa tipo 9 euro, adesso non mi ricordo. Sì, più o meno sono quelli i prezzi. No, comunque anche come ombretti sono belli. Sì, l'unica cosa che ho notato io è che bisogna tipo stare attenti con che primer si abbinano, perché durano un po' meno con alcuni dei primer, però hanno proprio lo shimmer che piace a me, capito? Certo. Quindi ben venga. Prendo Intuition, quasi. Poi se no uso questa invece, scusate, mi sono confusa. Io invece vado a prendere Cheeks, che è questo bel rosa nell'angolo. Comunque ho notato, quando ho fatto il trucco Soft Got, che mi piace l'eyeliner così, dritto. Sì. Cioè non basso, però un po' più dritto. E in prospettiva io quando mi trucco lo devo fare basso. Cioè devo farlo che va all'ingiù col mio tipo di occhio, per essere poi dritto in camera. Ora io ultimamente con l'eyeliner sto avendo un sacco di problemi. Perché? Perché ho questo occhio che è più incappucciato di questo. Sì, quindi anche di qua è easy, cioè è più facilissimo. Dall'altra parte invece viene sempre... A me questo è quello più difficile, perché ha la piega rispetto all'altro che va più giù, mentre l'altro si ferma prima. Infatti faccio sempre prima questo, così almeno se ho portato a casa quello difficile poi sono a posto. Non è neanche una cattiva idea. Capito, almeno poi, perché l'altro essendo più facile lo calibro. E adesso sfumo con un po' di Shady e Whisper. Quale? Io non me la ricordo più, ce l'avevo anch'io di palette. Cosa mi consigli tu questo? Mi sembra di capire che ti piace molto. Sì. Ok, è molto 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 figo, super. Guarda che roba, bellissimo. È strabello quello. Vabbè, io sai che non riesco a fare gli occhi dopo la base. Sì, perché? Perché innanzitutto io col correttore pulisco un sacco. E poi ho paura del fallout. Puoi fare lo stesso. Cioè no, ora non mi serve, però dico in generale. Ma io di solito se ho bisogno pulisco lo stesso. Dipende che cosa uso però. Cioè se so magari uso un prodotto che non mi crea problemi. Certo. Questa bag. E una roba che tipo, I am super bored, lo so, però non riesco più a non marcare qua. Con sì. Cioè mi piace troppo fare l'eyeliner interno, ma tipo tantissimo. Che dovresti smettere. No, però se a volte dico, basta, fai
sempre le stesse cose. Quindi ormai è una fase. Tanto poi l'anno prossimo scoprirò una forma che piace di più e fare sempre quello. Oh, bello. Ti frego il pennello a penna. Cioè, in realtà prendo questo qua piccolino e faccio l'inner corner pop con mint, che è il colore che penso dia il nome alla palette. Che bello. Sono bellissimi, sono degli shimmer stupendi. Questo è un po' polveroso e meno pigmentato degli altri. Io vado con questo che dovrebbe essere bellini. Giusto un po' di luce, vai. Mamma mia, tanta roba. Sono bellissimi, oh, stupendi. E poi sono colori secondo me belli da avere come shimmer. Perché tipo i lilla, i rosa, i violetti, così sono stupendi. Il mascara che mi hai dato. Perché io lo voglio struccare, poi quel mascara faccio fatica a struccarlo. Ma no, non nella mia casa. Ok, mi darai uno struccante, certo, adeguato. Assolutamente. Bello, dai, carino. Easy, tanto adesso con la matita aggiungiamo un po' di dimension. Devo sempre stare attenta qui rosa, perché se ne, cioè se troppo sembro malata. È perché tu sei olive, sì. Quindi freddo su freddo. Però proprio easy, sottilino, così. Sì. Ci sta. Adesso io vado ad usare la Scandalized di Rimmel nera, che io è anche la mia matita occhio preferita, che è stupenda. Bellissima. Ma le asciugatrici sembra che fanno i popcorn. Le perdue come noi. Cos'è? Lo dico. Che alla signora Mapelli non piace. Non è che non mi piace. Non ti piace la musica italiana. Qualcosina, sì. A parte che non ascolto tantissimo la musica. Per in palestra tendenzialmente, in macchina. Non ascolti tantissimo la musica? Non ce l'ho come abitudine. Oh, io sempre. Calcola. Sai forse che... perché? Perché mia mamma è l'esatto opposto. Ah, quindi aveva, sei stufa? Sempre la musica accesa. Quindi. Sempre, sempre. Perché lei odiava avere il silenzio in casa, no? Che vabbè, è lecito ovviamente. Però io, essendo cresciuta sempre con il sottofondo, per me il silenzio... è oro. Cioè, sì, sono più abituata al casino che al silenzio. Quindi okay. Quando c'è silenzio dico... No, io ora con la TV lì riesco a mettere anche Spotify in TV. E quindi quando viene qualcuno a trovarmi metto sempre sottofondo. Sì, beh, se c'è sottofondo che magari stai avendo una conversazione così, sì. Però se sono a casa da sola, anche mentre edito, sì. Cioè, da fastidio, no, non supporto. Sì. Infatti soffro che in studio non ho più la TV. Perché in casa vecchia avevo la TV e mettevo tipo YouTube, i video musicali, eccetera. E... per farmi compagnia quando magari faccio tipo i contenuti con i voice over o solo con la musica e non devo parlare. Anche quello, vedi? Io ho il silenzio. Cioè io magari sono qua, sto facendo una roba così, non mi viene di mettere solo musica. No, a volte sì. Sì, a volte no. Se mi sto preparando per gli affari miei, sì. Se sto registrando, no. Ma diciamo che io forse, per me la musica proprio in anni difficili, tipo a scuola eccetera, è stata letteralmente compagna. Quindi ce l'ho proprio per, devo sfogare qualcosa, bla bla bla. Sempre associo molto alla musica. Certo. Come mascara io vado ad utilizzare questo che Giulia ha scelto per me, ma lo sapevo. Il Telescopic, o Telescopic Extra Black di L'Oréal Paris. Allora, che mi piace tantissimo per allungare, però faccio un po' fatica a struccarlo. Quindi no, a volte io, mamma, è la mia vita. È il mio bambino, non è stato il mio bambino. Io invece vado ad utilizzare il Thrill Seeker di Rimmel. Questa è extra black. Sì, quella che io non ho nera... ancora provato. Invece quella classica, ti devo dire, non mi era piaciuta. No, tantissimo. Io lo amo tanti. È tipo il mio mascara low cost preferito. Perché io, avendo le ciglia corte, ho bisogno anche di un pochino di volume. Perché sennò non. Infatti, a me piace perché questo mi moltiplica molto bene la banda, me le separa un sacco. Sì. Non lo considererei proprio per come fra i più allunganti. Cioè, questo di L'Oreal è più allungante, però a me piace proprio avere un mascara che mi dà un po' di profondità, certo, annerendo la banda. Sì, ma tu hai già delle ciglia lunghissime, quindi non ti serve neanche avere tanta lunghezza. Da quanto è aperto questo? Ce ne ho un botto, può essere nuovo come può essere aperto, poi ce ne ho altri. No, no. Se, perché stavo... se tutti e tre insieme. No, stavo proprio dicendo che questo secondo me non è nuovo, comunque non è nuovissimo perché io tipo ne ho ricevuto un altro nuovo ed è più bagnato. Io faccio fatica a separarle perché mi piacciono separate con quelli molto bagnati. Certo. O appena aperti, infatti con questo ci sto riuscendo. Sarà che sto andando poi piano piano piano, però sto avendo un po' di effetto che mi piace. A me piace proprio che faccia quasi tipo l'ombretto, non so come spiegare. Cioè che scurendo sì, la sì, banda sì. Che tipo... Certo, che ti crea tipo una linea. Bravissima. Cioè quello è stracomodo. Così quando fai l'eyelinerino poi è super utile. Non guardare che effetto fa su di me, ti prego. Ti odio. Già senza guardare te lo dico. Sì. Ti lascio senza pranzo. Più asciutto è più bello. Ti odio. Non mi devi neanche guardare.
Dai, ma che... Cioè, ma cosa vuol dire? Madonna, è stupendo. Io ho finito la mia applicazione perché sennò mi si appiccicano Ma fuori di tu l'hai già loro. messo? Eh sì, perché Mamma. se ne metto troppo, ho paura che mi si Io sono attacchino. proprio lentissimo col mascara. Ci sto un botto perché c'ho questa cosa psycho che ogni ciglio deve andare dove dico io. Ah, ok, allora sei No, psycho. ci sto troppo. No, che chi lo fa è psycho. No, scherzando. Però ci tengo, insomma, che siano a posto. No, io non ci perdo troppo tempo perché o trovo mascara. Dipende con che Sì, mascara. Cioè, se amo, uno ci che mi sta. piace, sto lì a fare passata. Sono passata, sono Direi. passata. Se invece dico, ah, tanto non mi darà mai quello che voglio. Faccio prima mettere le ciglia finte. Ma anche questo io non ce l'ho. Dai, buonissimo. Questi di Nabla sono bellissimi Sì, loro hanno i pennelli top. Benissimo, possiamo proseguire con le labbra. E qui devo dire che ci siamo incrociati. Ci siamo dati tutti e due cappuccino di comunque. Rimmel. Quanto è bella sta Troppo. matita. Quanto è bella. Ma tra l'altro Troppo. devo comprare altri colori di queste matite qua perché sono molto buone. Anche come formulazione, oltre al Io. colore. Vuoi fare il cambio? Io uso la mia, tu Ah, usi la brava, tua? sì, dai, tanto. Hai un temperance? Certo, Che sicuramente aspetta. è la mia. Moncherino. Casa tua è una cartoleria, c'è tutto doppio e tutta roba per Ma te, cioè, l'ufficio. guarda, perché a casa tua c'hai un No, negozio. io il temperino non lo trovo mai. Cioè, a volte vado avanti, tra un po' le accoltello per temperarle. A me stamattina piace un botto perché le labbra molto fucsia e non mi piace. Questo è marrone freddo, ma non grigio. Cioè, è lì lì, se fosse stata più chiara su di me sarebbe stata grigia. Però è troppo bella. No, è bellissimo. Puoi fare tutte le lip combo. Sì, capito? Il cancro è E naturale, sale con tutto, esatto. cazzo. E finalmente una matita low cost di Stavo questo per dirlo. colore. No, io non mi vengono in mente. No. Ci sono tante matite low cost, ma di questo colore così, Perché no. tipo anche Astra e marroni, ma sono molto caldi. Sono Life Away di brandy. neve, uguale. Ah, è vero, quelli pure mi piacevano. Però quelli a volte sono un po' troppo freddi e spenti. Allora, è una vita che non ci trucchiamo insieme io e Sì, è vero, che le ultime volte mi ha fatto te. Sì, videoparlate. perché in realtà quando noi ci vediamo facciamo i cacchi nostri. E se buttiamo un video a caso è parlato, quindi con tipo più facile da girare, Sì, più veloce, così poi possiamo farci più affari nostri. Nice, nice. Anche se tu mi hai dato La amo. un fat oil di NYX. O ti avrei dato anch'io questi di L'Oreal che mi hai messo tu. Ma hai un colore che non sia quello che sa, sembra. È bello questo. Non è Oh! quello chiaro chiaro, Perché io sanguinato. quello chiaro che non si vede un cacchio. Il 105 dei Matte Sì. Resistance Io invece di vado a L'Oreal che sono usare Mist Cool. Bello, vero? È bellissimo. stupendo. Non ci azzeccherò un cavolo con il make-up. Occhi. Dai, ma sta benissimo. No, è scuro. Con questi rosini così avrei messo qualcosa di più rosato. Però non ci lamentiamo. Allora, la matita mi piace molto. Questi oli di NYX, ti devo dire che io li ho provati. Io li amo, non ti A me piace piacciono? come... Sì, però da struccata. Ok. Perché mi dà la sensazione di essere un prodotto che se ne andrà, Certo, se me lo troverò sulla fronte, è un capito? glossato, ci sta. Ma è glossato proprio Che oil? olio. Sì. E quindi sento proprio che non è lì. Cioè, non è un po' tipo gel di Nabla Ah, sbè, o... un'altra roba. Sì. Io te l'ho dato perché volevo proprio farti fare una combo così. Tipo anche i Maybelline Lifter. Però sono più... Sì, questo è un Glow, cioè olio. sono... Sì. Esatto. No, come combo comunque bella sulle labbra. Bene amici, questo è il look terminato. Devo dire che è venuto su una bella situazione. Che bello con la matita così. Sai che non l'avevo provata la combo con la matita? È bellissimo. Bello. Queste rosette mi piacciono molto. Anche tu mi piaci molto, mi piace un sacco sta combo su di te. No, la combo mi piace molto. Bene, allora innanzitutto mi ha ricordato Giulia che questo video uscirà il 29, poi ci sarà la fine dell'anno con Capodanno, L'ultimo eccetera. video del 2023. Quindi, esatto, è l'ultimo che registriamo. Sì. Grazie a Dio. nei commenti scriveteci un buon proposito che avete per l'anno nuovo. Ora me ne dice uno lei, dico il mio che ho fatto un TikTok, quindi lo so già a memoria. Sì, imparare a dire più volte no, cioè a dare rispetto e profondità ai miei confini, non cercando di fare sempre contenti le altre persone per poi rimanere in situazioni dove non sono a mio agio, non sto bene o faccio cose che non ho voglia di fare. Nulla di strano, però magari. Certo. Imparare a dire no qualche volta di più per preservare un po' il mio spazio. Certo. No, il mio continuare a lavorare su me stessa, sulla mia crescita personale, sulla mia autostima e appunto sul riuscire a fare sempre più di quelle cose che mi fanno paura. Perché
cioè uscire proprio dalla tanto di comfort più dalla mia zone. comfort Sì, ci zone. Sta, è bella come cosa. Vedremo, ci stiamo lavorando. Ci aggiorniamo nel 2024 al 29 con mamma, non me lo ricorderò mai, Mamma. di vedere se ce l'abbiamo fatta. Intanto vi raccomando, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questi look, lasciate un like, andate a vedere il video di Giulia, poi niente, non vi chiedo più nulla, se non volete fare niente, come al solito, non fate niente. Grazie mille per essere stata con me, amo, e ci vediamo sul profilo di Giulia. Ciao!